modalità classica. Buongiorno a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio con la modalità classica. E qua il personaggio sceglierò io. Spero ovviamente che dopo il personaggio che mi avete chiesto di scegliere non sia quello che ho scelto io, perché altrimenti l'episodio è questo qua. Sbam! Mi piace molto questo come personaggio, lo sceglieremo un attimino più giovane. Guerrieri in nero, Ike! Tutto pronto! E vai, iniziamo questo incredibile viaggio sempre 2.0, perché non ci abbiamo i biglietti vittoria per poter tentare di fare roba contro Meta Knight e Kirby Oscuro. Fatevi sotto, io ho l'arma che è più l'arma spacca tutto, che sono potente, avete capito? Sbam! Ciao Kirby, era tantissimo che la versione normale non la vedo, adesso non la vedrò più perché l'ho già battuto. E io mi faccio la doccia. E andiamo avanti con un bel 0,6 a mappa. Non ho fatto neanche perfetto, se non mi sbaglio, però abbiamo preso tanta intensità. Contro Morton, Green Ninja e Sonic. Per fortuna che non c'era anche Roy. No. Ah, ma scusate, ma c'è un problema. Perché se non mi sbaglio, un amico di Morton si chiama Roy. Però c'è anche Roy in Fire Emblem, com'è la storia qua? O hanno messo Roy, cioè non c'è Roy come personaggio? Non capisco queste cose, ci sono i casini che mettono loro con i costumi. No, io sto qua, che mettono loro i casini che fanno con... Aiuto, Emmo? E questo è un problema, E io non mi muovo da qua, figlioli, O venite giù voi... Bravissimo, Morton. O venite giù voi... La smash! Aspetta. Sbam! Mamma mia, doppia smash! Io ho preso la doppia smash... E faccio la doppia smash e vinco questo incontro. Sonic battuto, finalmente, ben fatto Ike. Va bene, adesso siamo 2,1, non si sa per quale motivo la smash mi è scoppiata in mano. Contro Pito Oscuro, ci troviamo a metà cammino, e almeno non faccio fatica io, non fai fatica te. Porca la miseriazza, mo ti faccio vedere io la fatica. Ah, ma posso caricare anche questo colpo? Mamma mia, che se lo caricavo il dolore che ti facevo. Cadi giù, sbam, bello. Perché io, dovete sapere, che nel SSBM Super Smash Bros. Melee, capito, per la GameCube, mi piaceva tanto lottare, lasciando perdere con Captain Falcon o Ganondorf, con i personaggi che ci avevano, aia, però ho vinto io con i personaggi che avevano le spade, come se mi sbaglio Roy e l'altro personaggio di Fire Emblem. E questi nuovi personaggi, che se mi sbaglio non c'erano nei capitoli vecchi di Fire Emblem, mi gustano molto. Bayonetta con le sue pistole e questo bellissimo Stages. Vieni un po' vicino, ma hai fatto... la madonna, no! Perché devo perdere un'altra volta, così torno indietro, faccio fuori i crediti e vaffanculo un'altra volta l'intensità che se ne va a donne di facili costumi. È Bayonetta, però questa è colpa sua, non si fa beccare. Porca miseria. Se non si fa beccare mi fa perdere. Non è giusto. Oh, Bayonetta, e te ne vai? O ti devo far andare io con le maniere forti? Che vuol dire che io l'aspetto qua, carico il colpo e poi sbadabam. No, voglio provare la smash di Ike io, però non la proveremo mai perché c'è già la vittoria. Complimenti. Mazza che sfiga, oh, non è possibile, scelgo io il personaggio che mi piace e dopo faccio così tanta fatica che cado. Vabbè che non c'ho i biglietti, però porca la miseria. Madò, Mr. Game & Watch, proprio fastidio. Via, non ti sopporto. Vittoria lampo. Ike ancora con la spada così. Perfetto. Oh, almeno abbiamo riguadagnato un pochino, anche se dovevamo essere ancora molto 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 più avanti. Però vabbè, che cacchio. Link oscuro e Link cartone oscuro.
Mamma mia, adesso mi carico tutto. Eccola là, dovevano tirare proprio adesso il cazzo del boomerang. Spacca balle, rompicornute. Carico il colpo. Lo carico un'altra volta, maledetto Link oscuro, anche se lì c'è la dicitura che sei Link normale, chi se ne frega. No, non questo attacco, questo. Mamma mia, quanto. No! Bulletto Bill, no! Bulletto Bill per la vittoria! Il proiettilone che non si ferma fa fare la capriola. In volo sono Matrix. Voilà! E si guadagna ancora 0,6. Se non mi sbaglio, siamo al penultimo. Prima. Ah no, sti cacchi, proprio siamo al penultimo. Regno bonus! Scappike! Le. Dopo salta su. Salta su. Prendiamo quelli lì. Vai di spada. Che qua con i colpi di spada dovremmo essere abbastanza tranqui. Mamma mia, quanta tranquillità proprio con i colpi. Facciamo scoppiare questo che non so le robe che poi fa questo qua. Ah, per fortuna credevo di perdere il saltone. Oh, ah, perché lui salta, va e si riprende la spada. No, maledetto, riapriti portale. Dai che ce la faccio fare anche questo pezzo. Yes, scoppia, via. No, devo scappare immediatamente. E allora là, volendo, qua ce la potremmo fare, però lasciamo perdere, portiamo a casa la pellaccia. In questi casi si dice così. Aspetta, fatemi provare una cosa. No, non ce la faccio. Via, vai dentro nel cannone, sparati. No, Ike. A pelo come l'altra volta. Ben fatto, sono entrato nel buco nero. E adesso, round finale contro Master Hand. Come cacchio faccio a battere Master Hand, che lei è sempre in aria? Mi metto sotto e gli tiro le sparate, voi mi direte. Così! Sbam! Aia! M'antontito con un colpo, sto bastardo! Schifoso! Maledetto! Uncinatore di guanti! E come ha fatto a beccarmi che ero bloccato io? Punto di domanda. Non vale questa cosa, Colpo! Incredibile, un altro intanto che per terra. Porca miseria, mo quanti cazzo di colpi che ti riempio di botte. Vieni qua, do cacchio scompari. No, colpo ritornante così no. Per un pelo non mi beccava. Vittoria lampo. Master End, arrivederci a mai più. Ecco. Bianco totale che spacca gli occhi, tutto per dirci che vittoria ben fatto del round finale. E il dipinto finisce a 4,3, anche se doveva finire un attimino più avanti, perché siamo tornati indietro due volte, se non mi sbaglio. Non vorrei dire una cavolata, ma in questa parte finale ho saltato solo un nome, è una delle parti finali migliori che abbia mai fatto qua nei titoli di coda. Spero che l'episodio vi sia piaciuto, se non l'avete fatto nell'episodio precedente, fatelo adesso, ditemi con chi vorreste vedere la prossima modalità classica. Voi sparate un nome, poi se ce l'ho bene, altrimenti ci vediamo alla prossima quando sbloccherò quel personaggio. Il like vecchio incontro quello giovane, o like vecchio incontro quello giovane, qual è quello giovane dei due, perché uno è muscoloso e l'altro no?
Risultati finali: Regno del Bonus, Ike, Path of Radiance sbloccato e Shansru, anche lui con gli attacchi sabbia. Sbadabam, e siamo arrivati con 596.832. Ammazza, abbiamo fatto così schifo? Eccolo qua. 596.832. Però mi sono divertito, perché quelli con le spade mi piacciono molto come personaggi. Quindi scrivetemi qua sotto con chi vorreste vedere la prossima modalità classica. Quindi noi ci vediamo al prossimo episodio.